Per la prima volta dalla fine del picco di coronavirus, gli ospedali Covid in Italia hanno riaperto, nell'eventualità di una seconda ondata di infezioni, cosa che, numeri alla mano, per ora l'Italia sembra aver evitato. Da nord a sud le strutture sanitarie hanno reintrodotto piani di contiguità, anche se questa volta si tratta di uno scenario diverso. La Lombardia, con oltre 9.000 casi attivi, rimane la regione più colpita d'Italia, ma al sud si registra un nuovo aumento del numero di positivi. In campagna, dove l'aumento giornaliero è il più alto d'Italia, i cittadini debbono ora indossare sempre le mascherine, anche all'aperto. Il modello Italia viene citato a livello internazionale come quello che ha gestito meglio la crisi, almeno in Europa. Ma per quali ragioni? Prima di tutto il tempismo. L'Italia è stata tra i primi paesi occidentali ad affrontare la pandemia, dando alle autorità un vantaggio sugli altri per pianificare la risposta post quarantena. Anche l'elevata accettazione da parte dell'opinione pubblica delle misure anti-Covid ha giocato un ruolo importante. Circa l'80% degli italiani intervistati in un recente studio dell'Imperial College di Londra sono convinti che le mascherine siano necessariamente obbligatorie. La professoressa Gloria Tagliani, ordinaria di malattie infettive all'Università La Sapienza di Roma. Il primo paese nel contesto europeo ad essere coinvolto nella emergenza di questa nuova malattia, ed avendo sperimentato in maniera molto forte, molto partecipata il dramma della diffusione dei casi e del numero dei morti e quell'immagine spaventosa delle bare che venivano portate all'inceneritore, ha creato una forte partecipazione emotiva da parte delle persone. Abbiamo mantenuto questa sorta di memoria che ci ha fatto mantenere una disciplina. Oltre al comportamento individuale, il sistema di test e di tracciamento messo in atto dall'Italia è stato considerato un successo. Ma secondo il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, la possibilità che l'Italia abbia una seconda ondata di casi di Covid-19 nelle prossime settimane è alta. Sileri sostiene che il paese non sarà colto alla sprovvista e ritiene che la capacità dei cittadini di convivere con il virus, mostrata negli ultimi mesi, si rivelerà ancora una volta decisiva.